Benvenuti da DJ Mister 15. Lo so, avete riconosciuto il posto, il mio bagno, ma anche oggi vado a recensire un prodotto che va utilizzato all'interno del bagno. Parlo di una casa costruttrice specializzata sotto l'aspetto proprio cosmetico di questi, di questo target di prodotti. Infatti abbiamo in testa la Remington, spero di averlo detto bene, se no poi mi riprendono, anche se non ho mai nascosto la mia dialettica un po' discutibile. Il nome lascia presagire che sicuramente è un prodotto rivolto flex, alla rasatura profonda. Oggi però farò una prova forse discutibile, però cercherò di confrontare la serie 9000 della Philips con questo Hyperflex. Più che altro per vedere il risultato finale. Chiaramente sarà un confronto impari, cioè difficile con due mani sincronizzare il tutto, però almeno ci proverò e soprattutto andremo a vedere il risultato finale, che ci darà sul lato della mia faccia una barba di circa 2 giorni e mezzo, 3 giorni più o meno, è sempre quello lo standard del mio taglio, e ci sarà poi un confronto sul risultato finale di rasatura. Allora andiamo a far partire, anzi voglio farvi sentire il rumore, c'è il LED anche qui dello stato della batteria, una doppia velocità con doppio click. Questo è il motorino del Remington, questo del Philips, al massimo della velocità, ambedue lì andrò a utilizzare al massimo della velocità. Diamo qualche piccolo vantaggio al Remington, lo utilizzerò con la destra, riesco a sincronizzare meglio con questa mano, e il Philips invece lo metteremo più alla prova con il lato sinistro. Questo dispositivo ovviamente è impermeabile, si ricarica tramite la basetta compresa, una basetta anche simpatica, non particolarmente grande, molto compatta, infatti ci permette solo di ricaricare il dispositivo oppure di richiuderla e potercelo portare in modo compatto dietro. Anche il sistema di pulizia è molto simile al Philips, infatti si va ad aprire il comparto delle testine per il lavaggio e anche la testina è staccabile completamente, quindi per andarlo a lavare senza inserire tutto il dispositivo sotto l'acqua. C'è anche una parte per rasare, per rifinire. Devo dire che ho rivalutato anche il discorso della schiuma da barba, più che altro perché utilizzavo la schiuma da barba standard e quindi era molto voluminosa, invece ho acquistato una schiuma, non vorrei fare pubblicità, però una schiuma gel, quindi più o meno avete capito, quindi diventa molto più sottile sul viso e mi permette veramente di avere una rasatura molto simile, sto parlando del Philips, a quella della lametta. Devo dire che è molto più fluida, non avevo valutato un prodotto diverso all'inizio, utilizzando la schiuma da barba non mi era piaciuta particolarmente per questo fine. Ma adesso però oggi andremo a rasare senza nulla, praticamente a secco, e vedremo quale dei due si comporta meglio. Partiamo! Difficile sincronizzare, infatti poi ho preferito fare una prima metà con il Remington e poi finire l'altra metà con il Philips. Ovviamente il Remington ho notato che ha un buon risultato anche confrontato con altri rasoi che ho testato di fascia più bassa della serie 9000,
però tende ad avere più attrito sulla pelle e quindi ad andare a, io sono particolarmente delicato qui sotto il collo, ad arrossare la parte del taglio quando passa proprio in quella zona. Un prodotto che chiaramente confrontato alla serie 9000 è stato un ospizio questo, perché più che altro, a parte il costo, ma la serie 9000 di tutti i prodotti che ho provato ancora non riesco a trovare un rasoio che non dico batta ma sia di pari livello. Questo Remington è più economico, sicuramente ha belle decorazioni anche a livello di dotazione in base al prezzo, ha una buona durata della batteria, anche un buon sistema di pulizia, tutto sommato dobbiamo farlo a mano, non c'è nessuna basetta che va a pulire come la serie 9000. Il taglio a basette non l'ho utilizzato, non mi dispiace per il taglio come va ad agire, perché taglia abbastanza bene, devo dire che non c'è particolare, insomma non lascia particolari peli in superficie, però anche così a pelle quando vado a toccare il lato del Philips e il lato del Remington sento proprio controvelo la differenza di taglio più profondo. Io spero di esservi stato utile, prendete sempre le nostre video recensioni molto amatoriali, perché io mi ritengo un utente, non un recensore, appassionato un po' di tutta la tecnologia, quindi che passi per un rasoio e arrivi a una scopa elettrica, quindi prendete le nostre video recensioni per quello che sono, un utente normalissimo che prova i prodotti per voi e spera di esservi utile nella scelta finale o almeno prima di fare la spesa. Io con questo spero di esservi stato utile e vi do appuntamento alla prossima video recensione. Sicuramente dovrò ripassare il lato del Remington con la serie 9000, questo è sicuro. Ci vediamo al prossimo video.